Una bella coreografia della Curva Nord fa da cornice alla decima vittoria stagionale del Bari. Al San Nicola la Nocerina, tra le squadre più attrezzate del girone, perde 4-0. Cornacchini schiera la formazione annunciata col 4-4-2. Le lancette del cronometro non fanno nemmeno un giro completo e Floriano porta in vantaggio il Bari. Lancio di Piovanello, il numero 7 aggancia, salta caso in velocità, dribbla il portiere Feola e segna proprio sotto la Curva Nord. Gli ospiti, sorpresi, provano a riorganizzarsi al 12esimo. Un cross basso di Ruggero attraversa pericolosamente tutta l'area piccola del Bari. Ma al 16esimo i biancorossi, ben messi in campo, raddoppiano. Floriano restituisce la cortesia a Piovanello e il giovanissimo centrocampista fa secco il portiere campano, 2-0. Pochi minuti dopo la Nocerina prova a riaprire il match. L'arbitro Zucchetti fischia un rigore per fallo in aria di Mattera su Cioffi, ma sul tiro dal dischetto di Simonetti Marfella dice no. Piovanello, Floriano e Simeri sembrano scatenati. Al 29esimo un bel destro morbido del centravanti finisce di poco fuori e lo stesso Simeri, due minuti dopo, a provarci dalla distanza, alto. Al Bari riesce tutto, anche i leziosismi. Lo dimostra la Veronica di Di Cesare che al 35esimo innesca così l'azione d'attacco e pochi secondi dopo la conclude in gol grazie ad un preciso assist di Simeri, 3-0. La Nocerina è frastornata ma prova a giocare. Non va però oltre questo tiro, facilmente parato da Marfella, al 37esimo. Simeri ci prova in tutti i modi, è spettacolare ma non fortunato al 39esimo con un tocco sotto che non inquadra la porta. La prima frazione si chiude con questo tentativo di Piovanello facilmente parato da Feola. La ripresa si apre con una doppia occasione del Bari. Al quinto il portiere ospite prima si oppone ad un tiro di Floriano, poi sugli sviluppi dell'azione si deve superare per mettere una pezza su Nannini. La Nocerina prova a restare in partita e qualche volta si affaccia timidamente dalle parti di Marfella, come al decimo con Ruggero. Bollino non è un caso, aveva detto alla vigilia Cornacchini e al 18esimo lo manda in campo. Il Bari continua a macinare gioco e ci prova con Amlili al 19esimo e con Simeri al 21esimo. Il gol arriva però tre minuti dopo, proprio con Bollino che si fa contrastare un primo tentativo, ma il tiro successivo è un bolide imparabile, 4-0. Simeri costruisce tanto ma spreca altrettanto, come al 28esimo quando supera un avversario ma si fa parare il tiro. Fino al triplice fischio solo tante sostituzioni e l'ennesimo tentativo senza fortuna di Simeri che questa volta si infrange sul palo. Il Bari resta +6 sulla Turris e domenica sarà di scena a Portici.